La Terra vista dallo spazio appare fragile e bellissima, sono le parole di numerosi astronauti che hanno avuto la fortuna di ammirare il nostro pianeta dall'alto. Negli ultimi anni molti tra loro si sono spesi per sensibilizzare la popolazione sui rischi di cambiamenti climatici. Nei giorni in cui anche l'attivista Greta Thunberg era in Italia per la pre-COP26, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita la mostra Fragility and Beauty, uno sguardo alla Terra con l'occhio dei satelliti, in versione aggiornata e arricchita, in cui la Terra viene vista grazie alla tecnologia spaziale, occhi preziosi che ci aiutano a definire lo stato di salute del pianeta, come ribadito dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, intervenuto all'evento Il pianeta che cambia, uno sguardo dall'alto. Lo spazio, i satelliti, le applicazioni spaziali che derivano dalle osservazioni satellitari sono uno strumento importantissimo, essenziale per poter aver cura del nostro pianeta, per capire le fenomenologie, i parametri che stanno mutando in peggio, o in meglio speriamo, prima possibile, per quindi poter capire come poter intervenire per invertire questa tendenza di deterioramento del nostro pianeta. In questo senso può curare il nostro pianeta. Ospite d'onore dell'evento, l'astronauta italiano del corpo ESA, Luca Parmitano, il quale ha lodato le mobilitazioni giovanili, tra cui la marcia dei Fridays for Future. C'è una urgenza a livello mondiale di agire su quelli che sono i cambiamenti climatici. E questa azione è una responsabilità universale. Io per mia natura sono ottimista, anche di fronte a un problema così grave, a un problema globale. Cerco sempre di andare a cercare quali sono i risvolti positivi di azione, e oggi vedo una forte volontà di azione da parte della generazione successiva alla mia, anche della mia generazione, ma sicuramente quella successiva e quella ancora dopo dei miei figli. Qui a Milano la loro presenza così massiccia e corale a un problema che li riguarda direttamente è un segnale forte per le classi dirigenti, ovvero se vogliono essere davvero leader nella guida del paese, se vogliono seguire quelle che sono le indicazioni di chi permette loro di avere la governance, e devono rispondere a domande e richieste di azioni immediate come quelle che stiamo vedendo qui in questi giorni. Il cambiamento climatico è un fenomeno globale, è un fenomeno regionale, è un fenomeno locale. Quindi servono basi diverse di conoscenza e piattaforme diverse per avere dati certi, per avere scienza consolidata, per poterlo fare a livello globale e per avere una distribuzione che sia universale. Serve una piattaforma che possa farlo. Queste piattaforme sono quelle dello spazio. I dati satellitari a disposizione di tutti sono quelli che ci hanno permesso di capire, seguire l'evoluzione climatica, e che ci permetteranno di capire anche come dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare per invertire questa terribile tendenza. Parmitano, peraltro, è reduce da una spedizione in Svizzera sul ghiacciaio del Görner, uno dei più studiati al mondo. Con lui anche Suzanne Mecklenburg, capo dell'ufficio per il clima dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Il ghiacciaio è regolarmente monitorato anche dai satelliti, come Sentinel-2 del programma europeo Copernicus. Ogni anno, a partire dalla fine dell'Ottocento, il ghiacciaio retrocede e rimpicciolisce, uno scioglimento che ormai nessuna politica e nessuna tutela potrebbe mai fermare. È una storia incredibilmente triste, ha commentato Parmitano, ma deve essere il punto di partenza per aumentare la consapevolezza e prendersi delle responsabilità per rallentare i cambiamenti climatici.